Carissimi amici e amiche, Ave Maria a tutti, bentornati. Partiamo subito con questa nuova puntata di Leonardo Risponde con la risposta già da subito alle prime domande. Gianma Laurenti dice: buonasera Don Leonardo, la Santa Messa offerta in suffragio porta maggior beneficio all'anima a seconda del numero e delle intenzioni dei partecipanti alla celebrazione medesima? Grazie Gian Maria. Non colgo bene questa domanda, Gian Maria, cioè una Santa Messa che uno abbia chiesto di celebrare, quindi che viene celebrata un sacerdote e per cui per esempio si lascia un'offerta, e il motivo per cui si fa questa cosa è che il frutto molto particolare della Santa Messa, che è esclusivo del sacerdote, che è appunto la possibilità di applicare i meriti di quella messa per un'intenzione, sia essa a vantaggio di un vivo o di un defunto, è una cosa esclusiva del sacerdote, quindi nessuno può diminuirla o apportarla minimamente, ed è una cosa del tutto differente dal fatto che poi chi è presente, uno può ascoltare una messa in suffragio, certamente può fare una comunione in suffragio per una persona, ma è evidente che sono comunque suffragi, ma non toccano e non intaccano, né accrescono né diminuiscono questa cosa, perché questa è una cosa peculiare del sacerdote celebrante. E il sacerdote celebrante non è autorizzato, come dire, in qualche modo a diminuirne, diciamo così, il valore, cumulando arbitrariamente più intenzioni. Per questa cosa che certamente non è positiva, tant'è vero che la Chiesa, con un documento un po' datato ma comunque in vigore della Congregazione del Clero, ha stabilito che è proibito cumulare un'intenzione, e quando il sacerdote riceve un'offerta per una messa è obbligato per giustizia entro un anno a assolverla come obbligo personale, se non può delegarlo ad altro, ma sempre come intenzione singola, e che quando per necessità pastorali, tipo una parrocchia che non riesce per la carenza dei sacerdoti a soddisfare tutte le richieste, bisogna cumularle insieme, i fedeli devono essere avvertiti, e questo si può fare per due volte a settimana. La motivazione non è soltanto, diciamo così, dipendente da pericoli di possibili accumuli eccessivi, insomma, di denaro derivante dall'offerta delle sante messe, ma anche proprio a tutela e a custodia di questa antichissima prassi della Chiesa, che si basa sulla percezione, sulla coscienza di questo frutto esclusivo e particolare della messa, che appartiene solo al sacerdote che la celebra, e che quindi è atto suo proprio. E ecco perché si lascia anche un'offerta, insomma, l'offerta ha un titolo di elemosina, ma è anche, come dire, un gesto simbolico, perché se il sacerdote applica la messa per Tizio, non può per esempio applicarla per sua madre che è morta, privandola di un non indifferente beneficio, no? Ecco, quindi, perché è una cosa peculiare, dipendente appunto dalla celebrazione di un ministro ordinato. Giovanni Lauro: Ave Maria, la preghiera fatta mentalmente ha lo stesso valore di quella fatta a voce? Allora, stesso valore anche qui, la domanda, insomma, è: la preghiera è sempre preghiera, perché la preghiera, cioè qualunque cosa che noi facciamo con l'intenzione di lodare, benedire, ringraziare o supplicare il Signore, è preghiera. Anche se io rivolgo gli occhi al cielo non perché sto, come dire, sbuffando, ma guardo il cielo con uno sguardo che nell'intenzione è una richiesta di aiuto, quella è una preghiera. Il nostro Signore certamente l'ascolta o rivede anche i movimenti minimi del nostro cuore, quindi questo deve essere chiaro. Però, specialmente per l'ottenere alcuni benefici legati alla preghiera, la preghiera detta a voce, quindi recitare la preghiera, è necessario per averne, come dire, alcuni benefici, e ordinariamente gli conferisce, come dire, per certi aspetti un valore maggiore, semplicemente per un fatto che dirla la preghiera, ecco, oltre a richiedere l'attenzione interiore, richiede anche la fatica di parlare. Quelli che parlano troppo faticano, ma mi assicuro,
parlare anche per un'ora consecutiva, adesso non voglio esattamente suscitare compassioni, insomma, o fare la vittima, non è niente di che, però è una fatica, nel senso che articolare la parola è fatica, d'accordo? È più facile procedere a mente, no? Quindi uno si stanca di meno. Quindi certamente da un punto di vista ascetico, e accompagnare quando possibile certamente la preghiera con la preghiera vocale può essere una cosa buona e raccomandabile. Per ricevere le indulgenze, per esempio, la preghiera ordinariamente deve essere vocale. Tant'è vero che quando basta la preghiera mentale, per esempio, mi ricordo bene l'indulgenza dal 2 all'8 novembre, che se si visita un cimitero e si recita un eterno riposo, si ottiene un'indulgenza plenaria per un fedele defunto una volta al giorno. E lì il testo specifica che si recita anche mentalmente un eterno riposo, quindi lo specifica. Quando non è specificato anche solo mentalmente, vuol dire che la preghiera deve essere recitata. Ecco, evidentemente che quando si tratta, insomma, di preghiere nostre, insomma, personali, si è liberi, insomma, di agire come meglio, insomma, si crede, insomma, non facciamo mai di queste cose, ecco, dei lacci, come dice San Paolo, dei vincoli, per cui c'è una regola ferrea assoluta. Per le indulgenze, sì. È evidente che in certe circostanze, se io vado in chiesa, non mi posso mettere a pregare ad alta voce, questo sia ben chiaro, insomma, anche se sto in chiesa, perché in chiesa si fanno ad alta voce le preghiere comunitarie, perché se io me ne vado in chiesa davanti al Santissimo Sacramento e mi metto a dire il rosario ad alta voce, se un buon cristiano entra e vuole starsene un po' in santa pace a pregare, non lo può fare. Ecco, quindi se voglio pregare ad alta voce, da farmi una passeggiata, insomma, di rosario passeggiando, o me lo dico in camera mia, insomma, non in un posto dove posso evidentemente disturbare anche la preghiera altrui. Diego 3D86 chiede: buonasera Don Leonardo, volevo chiederle, si può venerare la Bibbia che compriamo e leggiamo? Si può baciare? Che rapporto dobbiamo avere con la Bibbia che abbiamo in casa? Grazie in anticipo. Allora, rapporto, anzitutto, su queste cose, la prima cosa importante da fare è interiorizzarlo a livello personale, il rapporto da avere, no? Quindi non, come dire, seguire così pedissequamente, semplicemente perché Don Leonardo magari adesso dà qualche suggerimento, no. Ecco, quindi è importante che nei gesti che facciamo, anche esteriori, ci sia sempre l'espressione di quello che noi abbiamo interiorizzato e maturato. Già che descrive certe cose, si capisce, insomma, che la coscienza, questo per farlo capire anche a lei, la sta un po' già indirizzando. È chiaro che la Bibbia, la Bibbia può e deve essere venerata per chi crede a Međugorje, per chi ci crede, d'accordo, per chi non ci crede, pazienza, insomma, ma comunque questa cosa è tranquillamente estendibile al di là di Međugorje. La Madonna raccomanda loro di collocare la Bibbia in un'area visibile della casa e di darle la venerazione e il posto che le è dovuta, cioè nel senso che il fatto che la parola di Dio sia per me una cosa importante, anzi dovrebbe essere la più importante, evidentemente dopo l'Eucaristia, insomma, quindi, però adesso non stiamo a quisquiliare, a sottolineare, è una cosa importantissima perché Dio mi ha parlato attraverso la rivelazione pubblica, questo si veda, ma non per ostentare, ma per dare a Dio la gloria che gli ha dovuto, perché i segni sono delle cose importanti. È chiaro che se metto la Bibbia in bella mostra, con le candele vicino, insomma, con i fiori a fianco e su un bel portabibbia, quindi in un posto visibile, e poi la Bibbia non la leggo mai oppure non la metto in pratica, è inutile dire, insomma, che, ecco, quel gesto perde qualunque tipo di valore, no? E come tutti quanti gli oggetti, cioè un fedele laico può baciare un crocifisso, può baciare una medaglietta della Madonna, e può certamente baciare la Bibbia. Ecco, evidentemente attenzione a non confondere, come dire, i baci personali privati con il bacio liturgico, d'accordo? Perché, ecco, durante la liturgia la Bibbia, in particolare il Vangelo, può essere baciato soltanto dai ministri ordinati, quindi da chi il Vangelo lo proclama, o quando è presente il Vescovo, chiunque proclami il Vangelo, sia esso diacono, sia esso il sacerdote, lo porta al Vescovo ed è lui che bacia liturgicamente il Vangelo e poi con il Vangelo benedice, quindi si devono sempre distinguere bene, ecco, gli aspetti liturgici dagli aspetti della devozione, insomma, personale o privata, no? Ecco, quindi spero di essere stato, insomma,
chiaro. Quindi i segni sono importanti purché, ecco, siano espressione di autenticità interiore. Ecco. Questo vale per i segni di questo genere, vale per i nostri vestiti, insomma, e tante altre cose, no? Scorro un pochino. Magda Axel, buonasera Don Leonardo. Ho dei forti dubbi quando si cerca di impegnarsi in quello che ci trasmette. Come mai ci si sente male? Sto soffrendo molto e non riesco a capire perché Dio ci dà le serpi invece di vedere la buona volontà. Ma Dio non è che dà le... Allora, se scendiamo sul personale, Magda, guardi, io non... forse seguito le puntate anche prime, no? Allora, in questa sede non possiamo e non dobbiamo, per ovvie motivazioni, scendere sul personale, d'accordo? Perché io non la conosco, non so la sua situazione, certamente non è la sede opportuna né una chat, né un telefono, né un social, né tantomeno in pubblico e affrontare queste cose, no? In linea di massima si può dire, insomma, che è assolutamente normale, adesso non conosco la sua situazione, che quando una persona si avvicina al Signore il diavolo si arrabbia, insomma, no? Questo è scritto nel libro del Siracide: figlio, se ti presenti per servire il Signore preparati alla tentazione, insomma, no? Quindi questo è ovvio, quindi non è che siamo lasciati in pace di farci la nostra vita di fede, la nostra devozione, così, no? Purtroppo c'è la concorrenza che fa il suo lavoro, lo fa molto bene, insomma, che non vuole assolutamente che noi stiamo vicini al Signore, in grazia di Dio, o che raggiungiamo la salvezza della nostra anima, o che diventiamo santi, e quindi mette i bastoni tra le ruote, d'accordo? E sappiamo benissimo che Dio il male lo permette, perché rispetta la libertà delle creature e perché vuole che noi impariamo anche a combattere e a vincere, no? Perché le nostre scelte siano forti e motivate. Ecco, poi sul problema dell'articolazione e della giustificazione del male, se vuole approfondire basta che va sul mio canale YouTube, clicca male e troverà, insomma, diversi interventi, catechesi, omelie, insomma, su questo argomento, che non è il caso di approfondire più di tanto, perché altrimenti non riusciamo a rispondere a tutte le domande in questa sede. Ave Maria, Don Leonardo, durante la confessione si possono portare delle carte in cui c'è scritto qualcosa? Grazie per la risposta. Carte, insomma, presumo qualche appunto magari circa i peccati commessi, evidentemente sì, quindi ci sono anche degli aneddoti raccontati dai santi, adesso non mi ricordo se era San Giovanni Bosco, insomma, che quando arrivavano i suoi ragazzi con i fogliettini gli dava l'assoluzione e poi diceva: mo, dammi il fogliettino che lo strappiamo insieme, no? Per dire, no? Così gli dà anche, come dire, la rappresentazione visiva, ecco, degli effetti dell'assoluzione che distrugge i peccati. Quindi se è una cosa buona, utile, opportuna, in linea di massima sì, anche qui bisogna vedere che c'è scritto in quei fogliettini, nel senso che, e questa però è cosa che deve valutare il confessore in diretta, quindi quando ascolta il penitente, nel senso che se per esempio ci fosse, ma sicuramente non è il suo caso, però lo prospetto in linea teorica, no? Una persona scrupolosa, quindi che si angoscia, si affligge, e si tortura la coscienza, e confessa anche, come dire, sciocchezze o cose che sono palesemente, diciamo così, rilevanti dal punto di vista morale, e si capisce che questa cosa lo agita, gli produce angoscia, quello bisogna sconsigliarlo, d'accordo? Perché su queste cose vorrei tanto, anche in queste trasmissioni, no? Che comprendessimo sempre una cosa, e certi principi possono anche essere in linea di massima chiari, poi però ogni principio va sempre applicato nella situazione concreta, e per applicarlo nella situazione concreta bisogna conoscere la situazione concreta, d'accordo? Perché vale l'antico adagio che risale ad Aristotele, ma che poi ha ripreso anche San Tommaso d'Aquino e amava di ripetere abbastanza spesso, che io
di cui ho potuto constatare tante volte la verità, cioè che qui omnia recipitur ad modum continentis, cioè tutte le cose sono ricevute a seconda di come è fatto il contenitore. Ecco. Perché una cosa che tu dici, bisogna vedere chi l'ascolta come sta messo. Se una coscienza scrupolosa, per esempio, ascolta una catechesi molto forte sulla confessione generale, entrerà in crisi, d'accordo? Se invece una coscienza addormentata ascolta una catechesi molto forte, sarà uno sprone per essere convertito. Allora, che se deve fare? Capite? Perché se quello che ha la coscienza rilassata non sente una cosa forte, non si converte. Se quello che ha la coscienza però scrupolosa sente quella cosa, si è capace che si va a torturare. Questi sono anche poi i drammi interiori dei pastori. Che si fa? A un certo punto uno cerca di fare del proprio meglio, insomma, e dopo deve anche chiedere al Signore che ci metta un pochino le mani, perché purtroppo il cuore dell'uomo, dice la Sacra Scrittura, è un baratro. Un baratro è l'uomo e il suo cuore è un abisso. E per questo che insieme alla dimensione pubblica anche dell'attività apostolica della Chiesa, no? Quindi la predicazione pubblica, le celebrazioni dei sacramenti pubblici, eccetera, eccetera, ci sono dei momenti, tipo la confessione, tipo un colloquio anche con il proprio parroco, generalmente sarebbe bene, se ci si trova bene, in tessere, insomma, un po' un dialogo, se possibile ovviamente, quindi anche qui nel rispetto della libertà delle persone, perché tutta quanta una serie di cose poi emergono nel dialogo personale, perché se la persona non ha maturato un pochino alcune cose, bisogna poi vedere come applica e come decodifica i principi nella propria vita, che è l'arte delle arti, non è semplice. E avere un aiuto può essere importante in tante situazioni. Pupazzo 67, che pare che si chiami Amedea, insomma, un po' più, che si chiede perché Gesù ha detto: Padre, perché mi hai abbandonato? Allora, questa frase, come tutte quante, questa è una delle sette sacre frasi pronunciate da Gesù sulla croce. Il primo atteggiamento da avere è assoluta riverenza, unito al fatto che, come tutte quante le cose dette da Dio, noi possiamo comprenderne solo una piccola parte. E anche quel poco che le dirò adesso non è esaustivo e non lo possiamo comprendere perfettamente. Queste parole anzitutto sono l'inizio del Salmo 21, quindi non sono parole dette così da Gesù, quindi non sono espressioni della sua testa. Il Salmo 21 comincia con Eloi, Eloi, lema sabachthani, e bisogna leggerlo tutto il Salmo 21, perché il Salmo 21 parla esattamente, proprio citando testuali fatti che sono verificati in croce: hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Leggete il Salmo 21 e vedrete queste parole. Quindi è la preghiera del crocifisso, anzitutto. È la preghiera del crocifisso carico dei peccati del mondo. Secondo, c'è un filone teologico abbastanza recente, avallato anche da alcune rivelazioni private, che affermano, ma questo è un mistero dinanzi a cui noi possiamo neanche come dire, quasi neanche affacciarci, perché non potremmo mai comprenderlo a pieno, perché Gesù è il figlio di Dio, quindi per il figlio di Dio essere abbandonati da Dio Padre, quindi sì, questa corrente teologica, afferma che Gesù ha vissuto il più atroce dei dolori, quello nei cui confronti tutte le pene della passione, anche quelle interiori, anche quelle passate tutti quanti gli anni della sua vita di croce in continuo, sono nulla, vivendo questa esperienza atroce dell'abbandono del Padre, quindi della
perdita della percezione della sua presenza, ma in una forma, insomma, che noi ogni tanto magari ci capita e ci sentiamo un pochino abbandonati, ma Dio, nessun essere umano è mai abbandonato da Dio, Dio non abbandona nessuno, perché, come dicono giustamente alcuni teologi, se si percepisse l'abbandono di Dio per noi esseri mortali, moriremmo all'istante, subito, di dolore. Quindi Gesù non è morto di dolore perché aveva la natura divina a sostenere questo sforzo pazzesco di sostenere l'abbandono del Padre. In contemporanea alla percezione reale su di sé del peso dei peccati di tutta l'umanità e delle loro conseguenze. Quindi, e questo perché? Perché per impedire, d'accordo così, primo, che qualunque essere umano fosse mai abbandonato da Dio, e terzo, anche per sentire in qualche modo e riparare, quindi, dentro di sé, la realtà, diciamo così, dell'uomo, che è lui che attraverso il peccato si pone in stato di separazione da Dio, cioè noi non sentiamo Dio, non lo percepiamo. Chi conosce le catechesi sulla Divina Volontà queste cose le sa, perché siamo noi che abbiamo innalzato dei muri spaventosi attraverso il nostro peccato, perché Dio è sempre con noi. Adesso Dio è qui a fianco a me, dentro di me, cioè sta attento a tutto quello che dico, mi sta avvolgendo col suo amore, ma purtroppo noi non ne abbiamo nessuna percezione ora. Perché? Perché in questo mondo purtroppo stiamo in stato di mondo segnato dal peccato, di mondo che giace sotto il potere del maligno, come dice San Giovanni Apostolo. Ecco, quindi questo è quello che possiamo balbettare su questa cosa, no? Ecco, quindi oltre questo io preferisco non avventurarmi, perché capite poi, no? Chi di noi può comprendere a fondo? Io delle volte sentivo anche delle uscite un po' ardite di qualche esegeta, ma chi di noi può comprendere l'autocoscienza di Gesù? Cioè, che c'è qualcuno che sa cosa significa, cioè, che io non ho una natura umana vera, ma il soggetto di questa natura umana è Dio, è il figlio di Dio, cioè, che capito? Il Concilio di Calcedonia ha detto che queste due nature coesistono dentro la stessa persona in maniera distinta, non confusa, ma non separata, non frammischiata, ognuno fa le cose che deve fare bene, quindi la natura umana fa le cose umane, la natura divina fa le cose divine, però questa è una persona sola. È come si sentiva questa persona sola, con una natura umana vera, ma appartenente alla seconda persona della Santissima Trinità. Quindi io penso che balbettata qualche cosa è suggeribile fare poi un passo indietro, cioè, mi permetto, insomma, ecco, perché con tutta quanta la scienza che uno possa avere penso che è abbastanza chiaro, no? Vincenzo Travi: come possiamo far benedire gli oggetti come la corona del rosario? Se tu te lo puoi fare in qualsiasi momento, certamente quello può fare in qualsiasi momento, certo, come in tutte quante le cose. Può anche mettersi, se c'ha la talare, la cotta e la stola bianca, oppure se c'ha altro, il camice e la stola bianca, ma per benedire, la cosa essenziale della benedizione è il segno di croce tracciato durante la benedizione, tant'è vero che, perché ciò che è la quiditas della benedizione sacerdotale è contenuta, ecco, scusate se le metto davanti, nelle mani consacrate che tracciano i segni di croce. Quando io traccio un segno di croce con l'intenzione di benedire, anche se non dico altro, ciò su cui ho tracciato quel segno di croce è benedetto. Tant'è vero che anche nei formulari, nei benedizionali antichi, nel rituale romano, che era strapieno di benedizioni di tutti i tipi, spesso si trovava scritto: in caso di urgenza e di vera necessità, basta che il sacerdote tracci il segno della croce sugli oggetti da benedire. E questo si può fare in qualunque momento. Se il sacerdote sa a memoria la formula per benedire un rosario, può farlo in qualunque momento, insomma, no? Certo, se preferibile, cioè, se dopo averlo benedetto con i segni di croce, gli asperge anche con l'acqua benedetta, meglio, ecco, ma basta la croce del sacerdote di per sé perché quell'oggetto sia già benedetto.
Andrea Rosai 75, perché nella messa tridentina le letture della domenica sono diverse. Allora, meglio chiamare anzitutto questa messa la forma straordinaria del rito romano, e così la caliamo meglio, ecco, nel suo pieno statuto e pieno diritto di cittadinanza che ha dentro la liturgia cattolica, no? Ecco, perché io non amo molto questa dizione, ecco, perché poi sembra messa tridentina e poi sembra messa conciliare, ecco, con qualcuno, insomma, è vero che c'è stata la riforma liturgica dopo il Concilio Vaticano II, però è anche vero che anche attraverso forme di celebrazione differenti la messa rimane sempre la messa cattolica. Ecco perché Benedetto XVI, Dio lo continui a custodire e benedire, insomma, nella sua vecchiaia spesa immolata a pregare per la Chiesa, opportunamente nel motu proprio scrisse che la medesima messa cattolica ha oggi due modalità di celebrazione: quella ordinaria, che è quella attraverso il messale promulgata da Papa Paolo VI, ora santo, e quella straordinaria, che è quella celebrata con il messale a suo tempo promulgato da San Pio V e poi modificato, piccolo, appena ritoccato nel 62 da Giovanni XXIII, anche lui ora santo, e che è la forma straordinaria del rito romano. È chiaro però che la forma straordinaria del rito romano si basa sul calendario sussistente, perché queste sono, cioè, nel messale antico possiamo chiamarlo solo a questo fine tridentino. È chiaro che a differenza del messale di oggi le letture erano contenute dentro ciascuna messa, non c'era come adesso il messale con le formule della messa e il lezionario che si metteva sul lambone, e quindi due libri liturgici distinti. Per cui tu potresti dire, se fosse così, potresti tranquillamente prendere il lezionario nuovo per dire, no, adesso non voglio fare liturgista, no? E appiccicarlo al messale vero. Non è così, perché nel missale romano del 62 le letture che venivano lette dal sacerdote fanno parte della messa stessa, quindi sono intoccabili, non sono cambiabili. E quindi c'era una formulazione anche dell'anno liturgico differente da quella attuale, non c'era sui tre cicli A, B e C dei tre Vangeli, non c'erano due letture, forse due letture, forse c'erano, ma no, c'erano comunque un'epistola e un Vangelo, e le domeniche erano strutturate non nel tempo ordinario, c'era l'Avvento e la Quaresima, ma poi venivano a contare dalla Pentecoste in poi, quindi la terza domenica dopo Pentecoste, la quarta dopo Pentecoste, eccetera, eccetera. C'era un calendario differente, e quindi se uno partecipa alla messa in forma straordinaria sentirà certamente delle letture diverse da chi partecipa allo stesso giorno alla messa celebrata in forma ordinaria. Questo è assolutamente normale, ho cercato di dare appunto una piccola spiegazione. Gianluca Verdolia, buonasera padre, ma se uno non si è confessato e muore ma si pente in punto di morte si salva? Allora, le cose... Questa domanda in questi termini bisognerebbe porla al Padre Eterno, d'accordo? Per cui, essendo io molto più piccolo del Padre Eterno, ecco. E la risposta non può essere secca, ma deve essere ben articolata. Allora, è possibile certamente. Allora, la causa, diciamo così, della salvezza nostra è il perdono dei peccati, che è conseguente al pentimento, il quale a sua volta è una grazia del Signore, per questo bisogna pregare per la conversione dei peccatori. Perché quando un peccatore, questa è teologia proprio classica, perde la grazia di Dio e si mette quindi in condizione di per sé non ha la capacità di tornare al Signore senza una grazia di Dio. La conversione è una grazia. Ecco. La forma ordinaria con cui si torna a Dio per un battezzato a seguito della conversione è la celebrazione del sacramento, un tempo chiamato proprio il sacramento della conversione, che è la confessione, dove al pentimento per i peccati ne segue l'accusa con il proposito di non commetterli più. E questa cosa i fedeli la devono ben comprendere, interiorizzare e per nessun motivo disprezzare o considerare come cosa di poco conto. È evidente che se una persona
si trovasse nell'impossibilità di confessarsi, oppure fosse stata tanti anni lontani da Dio e per le preghiere incessanti di qualcuno ricevesse anche in punto di morte la grazia del sincero pentimento, gli scrittori ecclesiastici, a quanto ne so, i santi e i pastori della Chiesa hanno sempre insegnato che è lecito sperare e confidare nella divina misericordia che vuole comunque gli uomini salvi. Ecco, però bisogna fare attenzione, cioè, perché ho circostanziato queste cose, perché nessuno deve pensare, ah vabbè, se mi metto in punto di morte il Signore mi perdona, quindi chi se ne importa, mi confesso o non mi confesso, tanto quando sto in punto di morte mi pento. Allora, numero uno, anche se uno si accorgesse che stesse per morire, non è detto affatto che tu ti penti, se il Signore non ti manda la grazia. E numero due, chi te l'ha detto che quando tu muori hai tempo di fare un atto di pentimento? Se esci da casa e ti viene un infarto o fai un incidente, cioè, che capito? Quindi anche qui i principi devono essere chiari, d'accordo? Ecco perché soltanto Dio può giudicare una persona. Noi non possiamo dire, siccome quella persona è morta senza sacramenti, ipso facto è dannata. Questo, nessuno potrebbe dire mai una cosa di questo genere. E infatti la Chiesa questo non lo dice. Noi, la Chiesa dopo fa il processo di canonizzazione ai presunti santi, ma non fa il processo di dannazione ai presunti dannati, d'accordo? Ecco. Perché soltanto Dio giudica i cuori. E soltanto Dio sa che cosa si porta dietro una persona, come ha vissuto, cosa, tutta la complessa situazione che poi sarà oggetto di suo personale e assolutamente riservato giudizio. Ecco, certamente noi possiamo pensare che Dio vuole che tutti gli uomini sono salvi, ma è anche vero che non forza nessuna libertà, d'accordo? È anche vero, insomma, che una persona che volontariamente, se questa, cioè per una vita è stata nemica del Signore e ha rifiutato tante cose, potrebbe soggettivamente trovarsi in una situazione in cui, pur essendo teoricamente possibile, certamente fino al momento della morte, una conversione, diventa praticamente quasi impossibile. Spero di riuscire a farmi comprendere correttamente in quello che dico, no? Quindi cerchiamo di fare, specialmente noi che si spera, insomma, che se stiamo ascoltando questa trasmissione in diretto o in differita, insomma, magari siamo un pochino vicini alla vita della Chiesa, di evitare di trovarci in queste situazioni, perché ciò che è teoricamente possibile non è detto che poi sia praticamente, concretamente fattibile, realizzabile, proprio per le condizioni soggettive in cui ci si dovesse venire a trovare, no? Buonasera, donna, la preghiera accompagnata dal digiuno è la più efficace, chiede Loris Leone. Certamente, insomma, questo lo dice Gesù nel Vangelo, quando scacciano i demoni, che non riuscivano a scacciare gli apostoli, lui dice questa specie di demoni si caccia soltanto con la preghiera e il digiuno fin dall'Antico Testamento. Abbiamo il caso, per esempio, degli abitanti di Ninive, dinanzi alla predicazione di Giona, sempre accompagnato come penitenze anche espiatoria per i peccati commessi, oppure impetratoria per chiedere appunto grazie da parte del Signore. Oleb 1982, buonasera Don, perché quando c'è un percorso di conversione si cade più facilmente nel peccato, più pesantemente, nonostante le buone intenzioni? Ringrazio per tutto quello che fa. Allora, in parte Oleb vale quello che ho detto già alla nostra figliola che è intervenuta precedentemente, quindi questo non è un discorso che si può fare semplicemente in maniera generale e teorica, questo è un discorso che va affrontato in sede sacramentale o comunque in un colloquio personale dove chi parla con lei si faccia anche un'idea della sua situazione, della sua realtà, della reale consistenza di che peccati si tratta, quanto sono volontari, quanto non sono volontari, quanto una persona lotta, quanto una persona non lotta, quanto fugge le occasioni, quanto usa i mezzi, quindi, cioè, ci sono tutta quanto una serie di cose che non possono essere considerate, diciamo così, in astratto, no? Noi dobbiamo sempre tenere presente due cose.
Le tentazioni esistono, ma, come insegnava Sant'Agostino, l'uomo in grazia può non peccare. Quindi nel peccato c'è sempre la nostra responsabilità. Dio non chiede le cose impossibili, per cui se dice questo non lo fare, vuol dire che se vuoi, con l'aiuto della grazia, puoi non farlo. E se continui a farlo, che cosa bisogna pensare? Che Dio non ti dà la grazia o che non ti impegni abbastanza, ordinariamente. Questo in linea teorica. Poi bisogna vedere da un punto di vista pratico, perché poi qui, come dire, intercorrono tutta quanto una serie, perché guardate che la nostra testa è una cosa allucinante, d'accordo? E tutti quanti i nostri processi psicologici, perché per esempio se una persona ha un'idea distorta della misericordia di Dio, che tale da partorire una rappresentazione mentale di Dio come una sorta di buonaccione che tanto qualunque cosa fai ti perdona a tempo determinato e ti dà la bacchetta sulla spalla. Dio non è così, cioè, per carità, Dio ci ama infinitamente, ma Dio detesta con tutto se stesso anche il più piccolo peccato, perché quello lì è male, ti fa male, per cui non vorrebbe mai vedere un suo figlio sporcarsi col peccato. È un grandissimo oltraggio perpetrato nei suoi confronti, perché è un grandissimo oltraggio perpetrato nei confronti della nostra anima e delle anime sulle quali il male prodotto dal nostro peccato ricade, come insegnava già a suo tempo San Giovanni Paolo II. Anche un peccato di pensiero ricade con la sua portata di male sul prossimo. Esortazione post-sinodale, Reconciliatio et Penitentia, San Giovanni Paolo II, un bellissimo testo del Magistero. Quindi, una ricaduta per esempio frequente nel peccato, io sto facendo, prospettando tutta una serie di cose teoriche, può dipendere anche dalla scarsa interiorizzazione di queste cose. Cioè, è chiaro che se una persona per debolezza ricade in un peccato non deve essere indotto alla disperazione, d'accordo? Dice, adesso è la fine. No, perché Dio perdona 70 volte 7. Però bisogna cercare di capire se questa persona, come dire, ha dei meccanismi falsi, diciamo così, interiori, che non l'aiutano nella doverosa lotta contro il peccato. Una lettera agli ebrei si legge che bisogna resistere fino al sangue nella lotta contro il peccato, fino al sangue. Non avete resistito ancora fino al sangue nella lotta contro il peccato. Io qui sono nella diocesi di Latina, io sono di Latina, la padrona di Latina è Santa Maria Goretti, si è fatta ammazzare per non peccare contro il sesto comandamento. E piuttosto che fare un peccato contro il sesto comandamento, lo dico tranquillamente, senza nessuna paura, è certamente meglio farsi ammazzare. D'accordo? Cioè, i santi hanno predicato, hanno scritto, e io sottoscrivo. La morte, alcuni piuttosto che il peccato volontario, mortale o veniale, la morte. Perché è meno grave la morte del corpo che la morte dell'anima. Questo lo dice Gesù nel Vangelo, non temete coloro che uccidono il corpo e poi non possono fare nulla, temete colui che ha il potere di far precipitare l'anima nella Geenna. Cioè, d'accordo? Noi oggi siamo tutti quanti un po', ci siamo un pochino un po' di fatti, una fede un po' strana, no? Ecco, di queste cose ne ho parlato molto negli anni addietro, però quindi se questa recidiva nel peccato addirittura più facilmente dipendesse da una scarsa interiorizzazione del senso del peccato, la persona va sollecitata, va spronata, va aiutata, insomma, no? Ecco, va bene. Giovanni Lauro, caro Don Aldo, il peccato si addormenta durante la recitazione delle preghiere della sera. Giovanni, io lei si metta nei panni dell'Altissimo, no? Lei pensi se viene a parlare con me, e mentre io sto parlando con lei mi addormento. Come ci resta lei? Ci resta bene o ci resta male? Che cosa penserà? Dice, mazza quanto sono importante per Don Leonardo, sta a parlare con me, si è addormentato. Allora, anche qui non voglio metterla in croce, no? Facciamo sempre un discorso dipendente dalle circostanze soggettive. Le preghiere della sera non si fanno nel letto. Spero che non sia il suo caso, insomma, no? Le preghiere della sera si fanno prima di andare a letto.
Quindi standoci con la testa, stando in ginocchio, stando in piedi, stando seduti, comunque in una posizione. Se io se mi metto seduto e mi addormento, mi alzo in piedi. Se mi addormento pure in piedi, che sono come un cavallo, mi metto in ginocchio. Certo, se mi addormento pure in ginocchio, dovrò fare preghiera a testa in giù, insomma, non so insomma che cosa uno si deve inventare, no? E, è chiaro che se uno fa le preghiere dentro il letto, che è stanco morto durante la giornata, i santi avevano l'abitudine di addormentarsi pregando, ma in che senso? Nel senso che fate tutte quante le preghiere, ah, poi nessuno mi impedisce che per prendere sonno tacco con le Ave Maria oppure con gli atti di amore a Gesù e alla Madonna e mi addormento dicendo Gesù ti amo e Maria ti amo. Ah, se uno vuole fare questo, ah, diventa santo, insomma, per carità. Ma questo è un surplus, non è addormentarsi durante le preghiere della sera, ma è, come dire, consegnare il sonno al Signore pregando. Questa è una cosa bellissima. Spero di essere stato chiaro, no? Ecco, però ecco, le preghiere della sera, che sono un atto, insomma, le preghiere del mattino e della sera dovrebbero essere per tutti i fedeli, spero che lo siano, insomma, dei momenti blindati, perché la preghiera deve avere dei momenti dedicati, d'accordo? Non che la faccio in contemporanea con altre cose, insomma, con la testa per aria, no? Gianluca Verdoliva, padre, ma perché Gesù disse perdona tuo fratello 77 volte? Perché 77 volte vuol dire perdonalo sempre, perché 7 per 7 per 70, cioè voglio dire, non 77 volte 7, 70 volte 7. Ecco, ma dire 70 volte 7, 7 è il numero della perfezione, 10 è il numero della totalità, quindi vuol dire sempre. A Crespolini, buonasera, è possibile poter affidare i meriti delle sante messe gregoriane a Maria? Per la salvezza di un vivente, sicuramente Maria saprà come utilizzarli al meglio. Basta celebrare 30 messe secondo le intenzioni della Madonna e certo che la Madonna sa come utilizzare al meglio. Io raccomando sempre di far celebrare messe secondo le intenzioni della Madonna, che a mio avviso sono le messe meglio distribuite. Insomma, lei sa bene chi ne ha più bisogno, a mio modestissimo avviso. E Iole Rossi 69, buonasera, donare del sacerdote che impone lo scapolare di essere necessariamente un carmelitano e può aver valore se non è il sacerdote a imporlo, ma chiede al fedele di metterlo da sé. Lo scapolare deve essere imposto da un sacerdote, non necessariamente carmelitano, ma secondo il rituale non si può autoimporsi uno scapolare, così come non ci si può autocomunicare da parte di un laico. Non si può prendere un laico, non può prendere un'ostia da sé, dalla fissile e mettersela in bocca, non si può fare. Quindi il sacerdote deve imporlo lo scapolare. Certamente quando ci sono le imposizioni di più scapolari, basta che recita la preghiera una volta sola e poi, come credo ho fatto io qui l'anno scorso quando abbiamo fatto la prima imposizione, i fedeli scorrono e gli si mette uno alla volta, insomma, perché altrimenti potrebbe diventare troppo, troppo oneroso il rito. Spero di essere stato chiaro. Marco Cefal, buonasera, Donardo, sei un attore che nei film interpreta un sacerdote, la benedizione che fa può avere valore benefico oppure sarebbe meglio non farla, dato che è una cosa molto seria. La benedizione di un sacerdote che interpreta un attore, di un attore che interpreta un sacerdote non ha nessunissimo valore, ovviamente, ma se è una scena di un film dove è prevista che il sacerdote benedica, è evidente che è fatta nella finzione, insomma, quindi non ha assolutamente nessun valore. Buonasera Leonardo, quindi in caso di conversione il demonio si arrabbia spesso, non so se è la stessa figliola di prima, Rosa 64, ma lei che dice? Il diavolo esiste per portare lei, me e tutti quelli che stanno ascoltando in diretta o in differita all'inferno, dal Papa fino all'ultimo, il Papa è che chiaramente è l'obiettivo proprio assoluto, d'accordo? Ecco, ma fino all'ultimo povero essere umano, dimenticato e sperduto da tutti, insomma, che è proprio, ecco, l'ultimo, diciamo così, del pianeta Terra, per lui sono tutti uguali. E c'ha una tigna, c'ha un odio feroce, incallito, figuriamoci, insomma, l'unico modo, come dire, il modo più efficace, diciamo così, ecco, per essere preservati dalla sua
azione malefica è avere la grazia di Dio. La grazia di Dio ci può stare in pienezza soltanto, come sappiamo, nella Chiesa Cattolica attraverso i sacramenti della nuova alleanza. Figuriamoci una persona che si converte e si avvicina a Dio, diventa un pericolo pubblico per lui e diventa certamente oggetto di tentazione e di accanimento, perché lui è un cagnaccio, non molla facilmente la preda. Anna Costarelli dice: buonasera, si potrebbe ipotizzare che la preghiera di Gesù sulla croce sia stata un'ulteriore autorivelazione di Gesù rivolta in particolare a coloro che non hanno riconosciuto? Bisogna vedere quale preghiera che Gesù ha fatto sulla croce. Non riesco a comprendere bene cosa intende. Insomma, Gesù nella croce, sulla croce ha detto 7 cose, quindi bisognerebbe capire a che cosa fa riferimento. E F. Garo, se la Genesi è un racconto paradigmatico dell'uomo, della famiglia, di un popolo che non ha valore scientifico, storico, come si concilia col peccato originale e quindi col battesimo, grazie Padre? Bisogna stare molto calmi a fare queste affermazioni. Figliolo caro, non so se sei un figliolo, se è un figliolo o se è una figliola, perché questo è un discorso molto complicato, per cui negare ogni valenza storica, nonostante quello che dicono tutti quanti gli scienziati, a livello magisteriale non c'è nessun intervento che abbia destituito di fondamento storico la Genesi. Anzi, Pio XII, quando scrisse al riguardo, scrisse che nonostante possa essere ammissibile, come dire, una lettura certamente simbolica per certi aspetti, per esempio i 7 giorni della creazione saranno stati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, oppure nel numero 7 si vuole esprimere ciò che il numero 7 esprime, cioè la perfezione, cioè che l'universo è una espressione della perfezione del creato. Questo ci può stare, d'accordo? Ma attenzione, Pio XII dice: il libro della Genesi racconta dei fatti realmente accaduti all'inizio della storia dell'umanità. Punto. Per cui il primo uomo è esistito, la prima donna è esistito e il peccato originale è stato commesso. D'accordo? Il racconto del peccato originale ha evidentemente... Che cosa significa l'albero della conoscenza del bene e del male? L'albero della vita? No. È chiaro che sta descrivendo un'azione compiuta, infatti la Chiesa non ha mai, come dire, definito in cosa è consistito il peccato originale. Ci sono fatto degli interventi, alcuni uomini di Chiesa si sono spinti e hanno fatto la loro ipotesi, avallata da diversi santi, da rivelazioni private, ma ufficialmente la Chiesa non ha detto nulla, perché il racconto non è chiaro, cioè evidentemente... Non è aver mangiato la mela, no? Capite? C'è una nota casa produttrice, insomma, di apparecchiature informatiche, insomma, che ha come simbolo la mela mozzicata. Ecco, forse, insomma, quindi, è diventata una sorta di simbolo del peccato originale, ma ste povere mele, insomma, no? Soltanto buone, insomma, a chi piace, cioè, sarebbe ridicolo, insomma, io credo, insomma, se il peccato originale fosse mangiato, a parte il fatto che adesso potremmo mangiare più nessuna mela, no? Ecco, quindi il fatto che il racconto biblico possa essere, dentro il contesto storico, arricchito di significazioni che vanno al di là del senso letterale, che però sussiste, questo certamente... Ma non è che li prendi e li butti al secchio, d'accordo? Anche perché tante ricostruzioni, non archeologiche, non mi viene il termine adesso, paleontologiche, cioè, sì, alcune sono abbastanza fondate, altre abbastanza non fondate, anche le datazioni dei fossili, se uno studia un pochino, io ho approfondito appena appena un po', perché purtroppo non c'ho tempo, ma sono usciti studi che contestano un sacco di cose, un sacco di ricostruzioni, quindi
stiamo sempre calmi, quindi per carità, la scienza faccia pure il suo lavoro, faccia pure il suo corso, purché sia un corso intellettualmente onesto e non ideologico, d'accordo? Perché se l'unico scopo della scienza è agire per distruggere e polverizzare quello che viene dalla rivelazione per una motivazione ideologica, quindi per ricostruire, rielaborare i dati a fine distruttivo, ecco, dinanzi a questa scienza bisogna stare un pochino attenti. Se invece c'è un'analisi serena e oggettiva, reale, dei dati di fatto, noi dobbiamo sempre ricordare una cosa: se la scienza è vera, non va contro la rivelazione, sicuro, d'accordo? Perché omne verum, ci dà un altro proverbio, aquacunque venit ad eo est, per cui tra scienza e fede non ci può mai essere un'opposizione reale, come ha spiegato San Giovanni Paolo II nella Fides et Ratio. Attenzione, purché la scienza sia scienza e non ideologia, e la fede sia fede e non fantasia o fideismo. Ecco, quindi d'accordo, quindi, però piano con queste affermazioni che sono un pochino, ecco. 0Folle63, buonasera carissimo Don Leonardo, è valido il battesimo celebrato nella fraternità di San Pio X? Ma certamente sì, cioè, la fraternità di San Pio X è una fraternità che fa parte della Chiesa Cattolica, anche se dentro la Chiesa Cattolica non ha una sua posizione giuridica definita, e anche se nei suoi membri ha una posizione, diciamo così, di contestazione dottrinale anche abbastanza forte nei confronti di alcuni aspetti, come tutti sanno, del Concilio Vaticano II. Ma la validità dei sacramenti della San Pio X non è stata mai posta in discussione. C'era un problema che poi, prima Benedetto XVI, ma ancora di più Papa Francesco, ha risolto in senso positivo. C'era un problema per un... prima c'erano i quattro vescovi scomunicati, e Benedetto XVI a suo tempo rimise le scomuniche. Poi c'era comunque il problema di andare a partecipare a dei sacramenti con dei sacerdoti che comunque non dipendono dai vescovi diocesani, insomma, quindi che non hanno ancora una conformazione dentro la Chiesa, ma sono stati ordinati preti da vescovi, ordinati dal vescovo cattolico che è Marcel Lefebvre, d'accordo, che anche se le sue ordinazioni episcopali a suo tempo gli causarono la scomunica perché erano illeciti, non essendogli stato il mandato pontificio, però essendo un vescovo della Chiesa Cattolica li ha ordinati vescovi validamente, e tutte le ordinazioni sacerdotali di quei vescovi sono tutte valide, quindi i sacramenti che celebrano sono tutti validi. Il problema era: è lecito a un cattolico parteciparvi? Prima era no, poi è diventato qualche volta, e poi Papa Francesco, prima col Giubileo della Misericordia, anche dopo il Giubileo della Misericordia, diede, come dire, la facoltà, come dire, ordinaria di confessarsi, cioè la possibilità per qualunque fedele di confessarsi lecitamente con i sacerdoti della San Pio X, e anche poi di partecipare alla Santa Messa, per cui è lecito, quindi, nell'attuale. Tant'è vero che addirittura io so di sacerdoti, cioè, se una coppia celebra una messa in rito antico, che un sacerdote non è in grado di celebrarla in parrocchia, e va a celebrarlo un sacerdote della San Pio X, il sacerdote lo comunica al vescovo, se il vescovo l'accetta lo può fare tranquillamente, è una messa perfettamente valida, insomma, no? Quindi... Ok, Daniela Conte 17 dice: buonasera Leonardo, volevo chiederle quando recitiamo il credo cosa vuol dire generato e non creato della stessa sostanza del padre. Allora, ci sono i miei articoli del blog, Daniela Conte, per cui adesso non possiamo fare una catechesi sulla seconda persona dell'Antissima Trinità. Vada nel mio blog e cerchi nel mio blog Concilio di Nicea, d'accordo? Cercando Concilio di Nicea nel mio blog troverà gli articoli che parlano appunto del Concilio di Nicea, che è stato fatto appunto contro Ario, il quale diceva, lo dico brevemente, che il Verbo Eterno di Dio, cioè il Figlio di Dio, è la stessa cosa, quello che poi si sarebbe incarnato e sarebbe diventato anche vero uomo, cioè Gesù, non era vero Dio come il Padre, ma era una sorta di un Dio minore. Ci fu un film una volta, no? Figli di un Dio minore. Era un Dio di serie B, quindi solo il Padre era l'increato, mentre il Figlio non era increato come il Padre,
è stata la prima e più grande creatura di Dio Padre, quindi una sorta di demiurgo al di sopra del mondo, ma non era uguale al Padre. Ecco, il Concilio di Nicea ha risposto a questa eresia con questa formula. Approfondimenti sugli articoli del mio blog. Salve Don, sognare un serpente quale significato ha? E è peccato fidanzarsi con una ragazza musulmana? Queste sono domande, insomma, un po' particolari, no? Sognare un serpente non ha nessun significato, così in linea, come dire, teorica, insomma, no? È astratta. Fidanzarsi con una ragazza musulmana non è peccato, certamente anche una ragazza musulmana, un cattolico è tenuto a osservare il sesto comandamento, poi bisogna vedere se sia opportuno oppure no farlo, ma questo è un discorso che non si può fare in linea teorica. Chiara Leonetti, vediamo se ce la facciamo. Santa Teresina diceva che si addormentava nella preghiera, era come una bambina che si addormentava fra le braccia del padre. Sì, si addormentava nella preghiera, ma nel senso che ho detto prima, non facendo le preghiere prescritte a letto, ma dopo aver fatto le preghiere prescritte, addormentarsi pregando. Ci fermiamo, così riusciamo a dare una benedizione tranquilla. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alla prossima. Santa notte e sante cose a tutti. Ave Maria.